Ciao ragazzi, oggi vediamo come costruire un mobiletto per il bagno. Se vi interessa, a breve il tutorial. Buona visione! Ok, questo era il bagno prima di iniziare. Questi sono dei pannelli che ho recuperato da un piastrellista e questi sono dei bancali. Per prima cosa inizio a tagliare, a fare una serie di tagli a tutti i pannelli in modo da produrre le spalle laterali, il fondo, i pannelli, tagliarli in modo da creare anche i piani, sia dalla parte con i cassetti che dalla parte opposta. E tutto in modo da appunto recuperare e produrre tutti quanti questi pezzi. Ovviamente non do delle misure perché dovreste vederlo in base alle misure che occorrono a voi. I pannelli che vedete provengono dall'area espositiva di un mio amico piastrellista che, cambiando appunto l'esposizione, buttava via tutto. In sostanza sono dei pezzi di parquet in due strati incollati tra di loro, e ora io appunto vado a tagliarli con la mia sega circolare autocostruita per produrre questo mobiletto. Qui sto tagliando anche il retro di un quadro in cartone pressato, come piace chiamarlo a me, e questo andrà poi a essere il retro, il fondo quindi del mobiletto. Questa è una base della colonna. E dopo averla tagliata, vado a praticare i fori per inserire le spine, con il jig che mi sono costruito in un precedente video. Qui invece abbiamo uno dei due piani superiori che andiamo a spinare anch'esso. Ovviamente ripeterò l'operazione per entrambi, e quindi andrò a utilizzarne uno di questi pannelli tagliato in due, uno alla parte dei cassetti e un altro dalla parte dell'anta. In contemporanea alla parte superiore vado a incollare anche la parte inferiore alle due spalle, due pannelli laterali, e ovviamente vado a mettere anche il fondo, fissandolo con dei chiodi. Ora andiamo a rimuovere il vecchio piano dalla parte dei cassetti. Con le buone maniere si ottiene sempre tutto. Siccome il vecchio piano era già avvitato, ho deciso di riavvitare anche il nuovo piano allo stesso modo. Ora sto ritagliando il piano che andrà sotto al lavandino in modo da poterlo incastrare all'interno del sito nel modo corretto. Ed ecco il risultato. Ora andiamo a montarlo sotto al lavandino. Tre viti per parte e anche questo è montato. Ora taglio dei pallet per farne delle assi che andranno uno a fare la battuta anteriore delle ante, e le altre andranno a fare una mensolina interna al mobiletto, il tutto assemblato con delle viti. Arrivati a questo punto, la prima parte del tutorial finisce qui. La seconda parte vedremo le antine, i cassetti e anche l'anta dove andrà a scomparire il cesso. Iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. Seguitemi anche sulla mia pagina Facebook Paolo Brada Official.